si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?